grazie Francesco, grazie a tutti gli amici del Festival Francescano, grazie a voi di essere qua. È per me un piacere, una gioia, un onore anche recitare in questa bellissima cornice di questa piazza e portare un mio contributo. È bello vedere tanti giovani, tante persone che si interrogano sul proprio futuro. Io ricordo quando ero bambino com'era la mia percezione del futuro, avevo le idee molto chiare. Da piccolo ero certo che avrei fatto da grande o l'astronauta oppure il pompiere. Non c'era nessun altro mestiere degno di nota. Beh, all'epoca poi guardavamo un sacco di film, di cartoni con le navi spaziali, era la mia passione. Poi c'era Grisù che voleva fare il pompiere, quindi io non avevo dubbi. Ecco, ormai la mia vita era tracciata, avevo un futuro certo. Poi a un certo momento è accaduto che con i miei genitori siamo andati in montagna, siamo saliti in seggiovia e io ho scoperto di soffrire di vertigini. E già lì si è un po' complicato, ho detto forse è meglio che abbandoniamo l'ipotesi astronauta. Però comunque rimaneva ancora l'ipotesi straordinaria del pompiere, fino a quando non mi sono bruciato una mano in un caminetto, allora lì ho deciso che forse non faceva per me. A quel punto ho deciso di non pensare più al futuro, del resto ero un bambino piccolo, facevo elementari e per alcuni anni svariati ho vissuto il presente. Ogni singolo momento del presente me lo sono goduto a fondo, diciamo che è stato l'unico periodo zen della mia vita e mi sono divertito tantissimo, ho goduto di ogni singolo momento senza mai pensare al futuro, fino a quando a un certo punto poi ci hanno pensato, diciamo, i genitori, la scuola, la società a ricordarmi, insomma, il futuro. Se non studi verrai bocciato, se non ti impegni da grande sarai una nullità. Ora, voi non so se avete mai fatto caso che il futuro è normalmente il tempo delle minacce. Non è un modo bello per avvicinare i giovani a questa prospettiva. Infatti, se ci fate caso, i bambini quando giocano fra di loro, tutti, giocano al tempo imperfetto. Facciamo che eravamo dei pirati e poi arrivava il vascello fantasma e noi combattiamo. Ci giocano all'imperfetto. E noi invece col futuro, il tempo della minaccia. Però dall'altra parte, come dire, fino alla generazione dei miei genitori, il futuro era anche un tempo di relative certezze. Cioè tu studi, ti impegni, poi troverai un lavoro, che sarà quello per tutta la vita, no? Devo dire anche una roba abbastanza noiosa, veramente. Comunque, studi, un lavoro, poi ti farai una casa, una famiglia e dopo andrai in pensione dopo 35 anni di servizio. Ora, questa illusione, penso che oramai la possiamo chiamare con questo termine, ha guidato le vite dei nostri genitori, della generazione dei miei genitori e forse anche quella precedente, comunque invitandoli a qualche sacrificio in virtù di queste certezze. Poi a un certo momento ci si è resi conto che in realtà non erano delle vere certezze, erano appunto illusioni. In realtà quel benessere era costruito su un debito, non solo un debito economico che stavamo lasciando ai figli e ai nipoti, ma anche un debito ecologico molto pesante, di cui sarebbe il caso di parlare, cioè consumando materie prime, energie, lasciando rifiuti, eccetera, che ovviamente sono oltre i limiti del pianeta. E a quel punto, come dire, ha iniziato un po' a scricchiolare la certezza su cui si fondava quell'impegno, ma in realtà ha iniziato a scricchiolare anche da altri punti di vista. Allora c'è stata di recente, diciamo, la crisi economica, che è stata non soltanto una crisi, diciamo, di denaro, ma è stata anche e soprattutto una crisi di fiducia, una crisi anche di lavoro, di occupazione. È iniziato, come dire, il sospetto che forse non saremmo stati meglio della generazione dei nostri padri. Sapete questo discorso, no? Che è stato fatto tante volte, voglio dire. E io penso che il problema non sia tanto e soltanto materiale, perché vedete, il fatto di questa che chiamano flessibilità, se permettete, io ho un problema di salute, lo dico subito, preferisco, sono allergico alle bugie. Ognuno ha le sue, cioè voglio dire, c'è chi è, insomma, intollerante al latte, chi è allergico. Io purtroppo ho questo problema qua che mi causa svariate difficoltà nella vita, perché per esempio quando accendo la TV mia moglie mi dice sempre: ma Michele, sei sicuro di volerlo fare? Sai che poi rischi lo shock anafilattico. Io per fortuna mi salvo, perché in mezzo ai programmi, grazie a Dio, ci sono anche le pubblicità, che sono l'unico momento sincero in cui c'è qualcuno che ti dice che ti vuole vendere qualcosa. Ad ogni modo, siccome, come dicevo, io sono allergico alle menzogne, non riesco a chiamare flessibilità
ciò che voi ragazzi tra qualche anno dovrete incontrare, che invece sinceramente andrebbe chiamato col proprio nome, è un precariato in cui uno fa oggi un lavoro ma non sa cosa farà tra 6 mesi, o addirittura fra 3 mesi, o addirittura fra 2 mesi. Poi dicono che dovete pensare al futuro. Quale futuro? Come faccio a costruirmi una vita, un lavoro, prendere un mutuo, farmi casa, la famiglia, se non so neanche cosa farò fra 2 mesi, fra 1 mese? Ce ne accorgiamo poi quando chiamiamo l'idraulico a casa e capiamo, come dire, che non sa dove mettere le mani. Non voglio dire che non ci capisce un tubo perché non amo le freddure, ma ecco, e quindi, ma perché? Perché magari il mese prima faceva il pizzaiolo e 2 mesi prima il bagnino. Come fa a imparare un mestiere senza un periodo di apprendistato che è sempre esistito fin dall'antichità? Però vedete, il problema non è solo economico, non è solo di competenze, che comunque è significativo, ma è proprio un problema di prospettiva. Cioè, se io non so dove sarò fra 1 mese, cosa farò, come posso ragionare, immaginare il mio futuro, fare un progetto di vita a medio e lungo termine? Allora vedete, l'orizzonte si accorcia, si vive alla giornata, ma non è quel vivere alla giornata che dicevo prima da bambino, in cui vivi il presente, diciamo, cogli l'attimo. No, no, è un vivere alla giornata di chi, come dire, ha quasi paura del futuro e quindi non riesce a immaginare un orizzonte lungo. Ecco, questo è un grosso problema. Cioè, succede che alla fine, come dire, i ragazzi iniziano più che ai sogni a guardare ai bisogni, e la cosa è molto triste. Molto triste. Vorrei che davvero invece recuperassimo questa capacità di uno sguardo lungo, di lungo orizzonte. Ecco, come dicevo, appunto, sono accadute alcune cose che hanno fatto incrinare queste certezze presunte tali. Prima, appunto, questa crisi economica, ma ce ne sono altre. Pensate al tema delle pensioni, no? Avevamo detto lavoro, casa, giusto, famiglia, pensione. Ora, io devo dirvi la verità, fino a qualche mese fa ero convinto che, aprendo la buchetta delle lettere, il colore di cui preoccuparsi fosse il verde, quello delle multe. Poi, un giorno, aprendo la buchetta, mi sono ritrovato una letterina arancione dell'INPS, la quale ha ritenuto opportuno informarmi. Non avevo chiesto niente, è stata molto, come dire, attiva, che io andrò in pensione a 70 anni dopo 43 anni di onorato servizio. Ora, voglio dire, io lì per lì ammetto, sono rimasto un attimo scosso. Ma che non era 35, non era che... Poi mi sono detto, vabbè, Michele, tanto io amo quello che faccio, probabilmente continuerei a farlo comunque tutta la vita, anche se preferirei farlo non essendone costretto. Però, voglio dire, comunque io amo quello che faccio. Per me è un gioco, non conto mai le ore, non lo considero neanche un lavoro. Però ho detto, ma invece tutti i miei amici, colleghi, compagni, insomma, che invece quindi devono fare lavori molto meno, magari, che amano meno il proprio lavoro. Cioè, come farà un operaio a 70 anni, o uno sui ponteggi, o in catena di montaggio, ma anche, non so, un insegnante? Io mi sono chiesto, come farà un insegnante a 70 anni? Già li vedete che strippano a 30, 40, no? Cioè, iniziano tutti pimpanti, dopo poco già sono già in panico, no? A 70 anni! Entra in classe, se lo sbranano! Oppure, non so, il cardiochirurgo, con la mano che trema, come fa a intervenire? Cioè, a me sembra una follia, con tanti giovani disoccupati, costringere chi vorrebbe andare invece a rimanere fino a tardi. Io ho una visione così che, non so se faccia ridere o piangere, comunque, avete presente l'immagine dei cantieri, no? Quella tradizionale, in cui ci sono gli operai che lavorano e i vecchietti, no? Che guardano e commentano, avete presente, no? Immagine tipica. Cioè, io mi immagino che tra qualche decennio avremo l'immagine inversa. Cioè, i vecchietti dentro il cantiere che lavorano e i giovani fuori, che, disoccupati, che guardano e commentano. Ma vi sembra normale? Cioè, sinceramente, c'è qualcosa che non va. Ecco, poi c'è il tema delle paure, ecco, di cui appunto vorrei parlarvi. Si sono aggiunte molte paure, no? Pensate, la paura del terrorismo, che incute, no? Entra proprio... La paura adesso di recente della guerra atomica, no? Con questi due, Kim e Donald, che devo dire, dal mio punto di vista, si assomigliano abbastanza, hanno più o meno gli stessi problemi. Occorrerebbe loro un buon barbiere,
è uno psicologo, ma bravo, di quelli bravi, ecco, diciamo così. È abbastanza inquietante pensare il potere che hanno in mano quei due. Però al di là degli scherzi, veramente la paura, ho fatto l'esempio del terrorismo, anche se oggi poi, come vedrete, vi darò molti numeri. Io sono abituato a dare i numeri, cioè nel senso cambia niente, come al solito, oggi darò dei numeri. Ecco, un numero che mi ha colpito, ve lo anticipo, rispetto al tema del terrorismo, e che mi fa dire che noi in realtà conviviamo con un livello di allarme ingiustificato, non fondato su dati di fatto, è che le probabilità di morire in un attentato terroristico sono state stimate in una su 20 milioni. Ovvero, per farvi un esempio, no? 100 volte di meno di quelle che avremmo di morire colpiti da un asteroide. Ma io non so quanti di voi in questo momento guardano lo spettacolo con un occhio e il cielo con l'altro, nella apprensione che possa cadere un asteroide in questa piazza. Ora, diceva così anche la mamma del Bondi, la pubblicità del Bondi, comunque vabbè. Però insomma, questo è l'ordine di grandezza, cioè non so se abbiamo 10 volte più probabilità di morire cadendo dal letto. Ora, quanti la mattina alzandosi sono terrorizzati e per scendere usano la corda, la scaletta o hanno messo, come dire, no, dai, capite che è una paura che non ha un fondamento oggettivo. Ma di queste ce ne sono tante. Io me ne accorgo quando, per esempio, vado a prendere mio figlio all'uscita da scuola. Io sono di Faenza, ma credo che sia così in tutte le città d'Italia, poi al limite smentitemi, ma immaginiamo che ci sia qui il portone della scuola. Ora, i genitori normalmente si dispongono tutti in semicerchio, giusto? E aspettano l'uscita dei figli. Ora, sembra tutto abbastanza normale, civile, no? Loro chiacchierano amabilmente del più e del meno. Tutto normale, fino a quando a un certo momento non suona la campanella. Allora voi li vedete che lo sguardo proprio, cioè capite, dei genitori, li vedete prima tutti tranquilli. Drin! Che inizia quel lento ma inesorabile processo di avvicinamento, cioè tutto il cerchio si stringe, no, non è uno, dice, un pirla, no, tutti, tutto il cerchio si stringe, e nel tempo in cui i figli fanno due rampe di scale nel corridoio, i genitori sono tutti spiaccicati sul portone, che non si capisce se siano i figli che devono uscire o i genitori che devono entrare. Ma che senso ha? Cioè io dico, sono 4 metri, non potremmo rimanere comodamente qui, alzare la manina? Ce la fanno anche le tartarughine, avete presente quando si schiudono le uova, no? Ad arrivare al mare, ce la possono fare anche loro. Cosa vuoi mai che succeda? Non è che ci sia il cecchino sul tetto pronto a colpire, il pedofilo che si butta col bungee jumping per rubare i figli. Ma di che cosa abbiamo paura? Cioè, ora, se io volessi far fare ai miei figli quello che i miei genitori hanno fatto fare a me da bambino, sarei considerato un padre incosciente, depravato e irresponsabile. Ma non sto chiedendo quello, io non sto chiedendo che vadano a casa da soli a piedi, per carità, il meteorite incombe, no? Ma 4 metri, neanche quello, sembra che dobbiamo fare chissà quale avventura. Figlio mio, vieni, ti butto una fune, salvati! Dai, 4 metri. Non sto chiedendo che vadano a casa, perché le strade sono insicure. E c'è l'allarme in sicurezza. L'allarme in sicurezza? Scusate, quando noi eravamo bambini, c'erano il doppio dei furti, dei scippi, delle rapine, il triplo degli omicidi. Di cosa stiamo parlando? Le siringhe! Per terra, vi ricordate adesso, insomma, che si doveva fare lo slalom come con gli sci? Ma vi do i dati, dopo ve li do. Ma sono, cioè, è un costante declino della criminalità. Ok, nel 1991, scusate se non imparo a memoria i dati, ma non ce la posso fare, avevamo in Italia 1916 omicidi all'anno, sono scesi a 397. Da 1900, e nei primi 7 mesi di quest'anno l'allarme sicurezza, avete presente tutto? Sono ulteriormente scesi del 15%, e questi primi 7 mesi sono stati il periodo con il minor numero di reati di tutta la storia italiana dall'unità d'Italia, da quando abbiamo rilevazioni statistiche. Eppure abbiamo l'allarme, no? In sicurezza non possiamo camminare tranquilli, semplicemente perché le TV continuano a mostrarci, no?
l'albero che cade e mai la foresta che cresce. Un po' alla volta noi ci convinciamo che sia l'intera foresta a cadere. Usciamo di casa terrorizzati. Ora io dicevo prima scuola, ma non vale solo scuola. Delle volte vado al parco e allora mi incontro lungo il viale degli amici. La mia età, non sto dicendo anziani. Oh, ciao, Andrea, come va? Bene, bene, Michele. Dove andate? Andiamo al parco a rilassarci un po' con i figli. A rilassarci. Voi li vedete, i genitori, non appena il figlio scompare 4 secondi dal campo visivo, 4 neanche il pit stop Ferrari. Nel panico sono d'aiuto! Giovanni, Giovanni! Giovanni, dove sono? Signora, calma. Starà giocando a nascondi. Magari si è nascosto bene. Non è che dietro ogni albero ci sia il rapitore seriale, no? Extracomunitario pronto a colpire. Che poi io me lo immagino questo rapitore, no? Nella mia fantasia, che dopo aver colpito, come dire, viaggia con l'auto verso il suo covo a 100 km di distanza, e lungo il viaggio il bambino continua a ripetere: quando arriviamo? Quanto manca? Quando arriviamo? Quanto manca? Quando è che ci fermiamo a fare pipì? Quando arriviamo? Quanto manca? Lui non è proprio, dopo un po' fa inversione U, lo riporta al parco e dice: tenetevelo voi. Cioè, ci siamo abituati a convivere con un livello di paure che non ha nessun fondamento scientifico. Ho fatto qualche esempio, ma dopo ne vedremo anche altri. Il risultato qual è? Il risultato è che il futuro ha iniziato a far paura. È un futuro di incertezze. Non solo manca la speranza, ma proprio fa paura. E allora uno inizia a fuggire. È un istinto umano, primordiale. Abbiamo paura, fuggiamo. E ci sono diversi tipi di fughe. Una fuga, la prima, più semplice, è quella nello spazio, cioè andare altrove, nell'idea, no, che il problema sia qui. Perché invece se vai in Francia le probabilità che cada l'asteroide sono molto minori. Ciao mamma, esco, vado a cercare lavoro. Hai preso il passaporto? Questo è, no? La fuga. Noi continuiamo a parlare del problema immigrazione quando ormai sono più quelli che se ne vanno di quelli che arrivano. 150.000 secondo l'Istat nell'ultimo anno, alcune stime parlano di 250.000. Non a caso il ragioniere generale dello Stato dice: guardate che se non arrivano almeno 150.000 all'anno qua siamo sotto il livello e non riusciamo neanche a pagare le pensioni, salta tutto. Ma questo non importa, si parla dell'allarme immigrazione, il problema dei migranti, il problema sono gli emigranti, perché finché arrivano tutto sommato è un buon segnale che si sta bene. Quando invece iniziamo a vedere milioni di italiani che vanno all'estero, questo mi preoccupa. Ora io riconosco tutto il diritto di spostarsi, io sono contro le frontiere, però vorrei che fosse una scelta libera, non so come dire, non una fuga. Invece è una fuga, quindi il tentativo di cercare fortuna, come dire, altrove. Ora c'è un mio amico, devo dirvelo, di Cesena, che ha trovato una soluzione geniale, la volevo condividere con voi. Lui ha detto: anziché andare via noi, cioè ci facciamo, adesso ve lo spiego per bene, cioè lui ha detto: allora, la soluzione parte dalla Romagna, però voi portate pazienza perché dopo arriviamo anche tutti gli altri, eh? Ora lui dice: noi dobbiamo dichiarare guerra a San Marino, ma in modo proprio roboante, rullo di tamburi, squilli di tombe, facendo un gran baccano, come noi romagnoli peraltro sappiamo fare bene, proprio. Poi, attenzione, un attimo prima che scoppi la guerra, perché noi siamo pacifisti, sia chiaro, e ci arrendiamo. Ci arrendiamo a quel punto, come è sempre stato nel corso della storia, chi perde, noi veniamo annessi. E qui lascio subito intendere a voi tutti i benefici dell'annessione a San Marino: la fiscalità, i servizi, la scuola, cioè, proprio una roba. Quindi abbiamo risolto il problema della Romagna. Ora voi direte: vabbè Michele, pensi solo a te. No, perché lo stesso lavoro lo si potrebbe fare con tutte le regioni, ad esempio. La Lombardia con la Svizzera, il Friuli con la Slovenia, il Trentino con... No, beh, quelli sono già di... Vuol dire, io se fossi a Roma, è chiaro, no? Cioè, qual sarebbe il vantaggio di essere annessi dalla Città del Vaticano? O pensate, avere il Papa Francesco come Presidente del Consiglio? Dico, mica male, insomma, no? Insomma, lì, in quel caso, però, do un consiglio: fate molto rapidi, perché le guardie svizzere sono... Ladri! Cioè, proprio, no, sono veloci, quindi mi raccomando, appena dichiaro, subito arrendete, perché sennò vi tirano. Ora, potremmo andare avanti col ragionamento, però, insomma, voi capite che sono fughe, sono tutte fughe. Cioè, il tentativo di spostare, come dire, è una fuga.
La fuga nell'altrove non è l'unica, ecco, io ne ho individuate altre che sono secondo me significative. C'è una fuga nel passato, un passato che è mitico o mitizzato, cioè viene idealizzato, i bei tempi, quando si stava meglio, quando si stava peggio. Cioè, se uno si ferma un attimo a ragionare su questa frase, ma perché la diciamo di solito così come intercalare, ma te, si stava meglio quando si stava peggio. Ma era tutta un'altra poesia, i rapporti erano molto più profondi, c'era più rispetto, meno violenza, sì, meno violenza, perché le nostre nonne non le hanno mai toccate con un fiore, no? Non esisteva la violenza, no, è una roba nuova, recente, andate a guardarvi i dati anche qui. Quindi, come dire, viene idealizzato il passato, talvolta addirittura inventato, cioè si inventano delle presunte radici alla ricerca di un'identità che sfugge. Ok, non so, gli intellettuali d'oltralto hanno inventato i Celti, che non esistono, non sono mai esistiti come popolo, non hanno mai avuto una coscienza di essere un popolo, una lingua, una regione comune, sono stati inventati dopo. La Padania ha sostanzialmente la stessa origine, no? È inventata proprio, non esiste, non è mai esistita come popolo. Vuol dire, il rito famoso, quello delle acque, no? Ricordate l'origine del Po, l'ha ideato un esperto di marketing che è un antropologo nepalese. Quanto a padanità, ditemi voi, cioè voglio dire, sono invenzioni, però fanno comodo, ecco, sì. Inventa, un grande scrittore l'ha chiamato filiazione inversa, cioè non i padri che generano i figli, ma i figli che generano i padri e i nonni, cioè se li inventano come fa comodo per potersi costruire una qualche identità. Poi c'è un'altra fuga, che è la fuga nell'esotico, cioè l'idea che l'autenticità, la sincerità si possa trovare solo laddove ci sono terre lontane, incontaminate dalla terribile modernità. Ora, chi viaggia, chi è stato un po' in Africa, in Asia, in America Latina, insomma, si rende conto che è una favola, però quanto basta per essere intercettata dal mercato, il quale per trarre profitti ha subito creato tutta una serie di prodotti che vanno in questa direzione, cioè che cavalcano questa sete. E quindi, non so, pensate, noi abbiamo un'automobile che si chiama Tuareg, come i famosi uomini blu del deserto, una Jeep che si chiama Cherokee, come il fiero popolo degli indiani d'America, abbiamo i biscotti che si chiamano Togo, come uno stato africano, i saponi, eccetera, che si chiamano, no, tesori d'Oriente, via della sete, cioè abbiamo delle cose che evocano chissà quale esotismo, ma in realtà non c'è autenticità. L'esotismo non è la cultura di quei popoli, è ciò che noi vorremmo vedere. Sarebbe come andare a Roma e pretendere che i romani si vestissero come i gladiatori che stanno lì, no, a discutere intorno al Colosseo. No! Quella non è autenticità, capite? È folklore, è esotismo. Ora, quindi, come dire, tutto questo genera un senso di insicurezza, anche se in realtà abbiamo detto in larga parte è infondato. E ecco, un'altra fuga pericolosa questa, secondo me, è la fuga nell'interiorità. Siccome mi spaventa ciò che sta fuori, io mi richiudo dentro. Che, attenzione, non è una sana cura dell'animo, non è una spiritualità positiva come c'è, no? No, no, è un'altra roba, è una fuga. Cioè è un ripiegare nell'individualismo attraverso dei percorsi a pagamento guidati da esperti, no, come dire, nelle varie discipline, che piano piano ci alienano dalla realtà sociale e che danno una risposta falsa. Perché dico falsa? Falsa perché l'esigenza a cui dovrebbero rispondere in realtà è anzitutto un'esigenza di socialità, di rapporti. E invece è una fuga questa nell'interiorità, nell'individualismo, che non può dare una risposta, infatti non la dà. Però fa tanto business, quindi, come dire, è interessante. Allora, in realtà, ecco, io credo che tutte queste siano causate, come dicevo prima accennandolo, da una serie di informazioni, per così dire, che ci arrivano quotidianamente dai mass media, in particolare dalla TV, ma non solo, anche internet ci mette tanto, la radio meno, che condizionano la nostra visione del mondo. Perché c'è l'idea che il domani sarà peggio? Perché c'è la convinzione che l'oggi sia peggio del passato. Quindi, siccome stiamo all'interno di una china discendente, anzi, peggio, proprio l'umanità va alla deriva, siamo, no? Tanto, sentite queste frasi, tanto oramai. Oramai, non c'è più niente da fare, tanto, ormai.
ormai cosa? Come se tutto stesse andando peggio e quindi è logico, ragionevole immaginare che continuerà ad andare peggio. No, la verità è un'altra, la verità è che invece noi stiamo paradossalmente nel periodo della storia con le più rapide conquiste e non ce ne rendiamo conto, non ne siamo consapevoli. Io ora darò dei numeri, qualcuno penserà che io dia i numeri, lo so, sono abituato, cioè vi dico subito per mettervi a vostro agio, mi potete guardare, cioè non mi mettete in imbarazzo se mi guardate come un matto, lo prendo anzi come un complimento, non mi offendo, cioè non dovete atteggiarvi come a nascondere le vostre, tranquilli, io sono abituato, anzi mi rallegra anche questa cosa, d'accordo? Quindi state rilassati, non troppo, non addormentati, ma vorrei vedere insieme a voi alcuni dati che ci fanno capire di che cosa stiamo parlando, ecco, cioè capire che in realtà, non dico tutto perché come ho detto prima ci sono tante cose che non ho nascosto, no? Che sono difficoltà oggettive, però tantissimi trend sono positivi in ogni ambito e nessuno li conosce e io credo che sia giusto raccontare anche la foresta che cresce oltre all'albero che cade. Allora, anzitutto, dicevo, la sensazione che nel mondo, non solo in Italia, tutto stia andando a rotoli, è l'apocalisse, alla fine, no? Che aumenti la povertà, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre, eccetera, eccetera. Ma se guardiamo i dati, voi pensate, tre dati che mi hanno sconvolto, ogni singolo giorno, cioè oggi, 250.000 persone nel mondo escono dalla povertà assoluta, 300.000 ottengono per la prima volta l'accesso all'elettricità e 285.000 hanno accesso all'acqua potabile, oggi, in più di ieri. I bambini lavoratori nel mondo in soli 16 anni sono scesi del 32%, cioè erano 246 milioni nel 2000, nel 2016 sono diventati 168 milioni. È ancora un abominio! Voglio essere chiaro, non voglio essere frainteso. 168 milioni di bambini che anziché giocare, andare a scuola, sono costretti a lavorare con dei lavori assurdi, talvolta pesanti e pericolosi. È una... Però è la metà dell'abominio di ieri. Mi seguite? Non sta crescendo, sta diminuendo a un ritmo incredibile, 32% in 16 anni. Gli analfabeti nel mondo erano il 35% nel 1970, nel 2000 sono arrivati al 21% e oggi sono sotto all'11%, dal 35 all'11%, sono un terzo di quanto non fossero prima. Per carità, io l'ho visto l'analfabetismo in Africa, uccide più della miseria, potrei raccontarvi migliaia di aneddoti che mi hanno ferito, vedere la mamma che uccide il proprio figlio per ignoranza, perché non sa leggere le istruzioni di un farmaco e pensa che se una compressa fa bene, due faranno meglio. Io lo amo molto mio figlio, quindi gliene do tre. Però sai, non è che possiamo fare così, è pericoloso. L'ignoranza, lo dico sulla base della mia esperienza di 20 anni di volontariato in Africa, uccide più della miseria. Se noi bombardassimo l'Africa con aeroplani che spargono banconote, voi credete che avremmo risolto tutti i problemi? No, avremmo solo creato qualche guerra in più. Ma probabilmente succederebbe anche qui, La crisi economica. Se io potessi, bombarderei l'Italia di denaro per dimostrare che una settimana dopo siamo allo stesso identico punto. Non abbiamo un problema fondamentalmente o essenzialmente economico. Quello di cui abbiamo bisogno è un cambiamento di mentalità. Il problema è culturale anzitutto e rimarrà anche quando la crisi economica, come dire, rientrerà, speriamo prima o poi, insomma, alcuni dicono già adesso. È qui che dobbiamo intervenire. Ma vado avanti con i dati perché ve l'avevo promesso. Gli affamati nel mondo nel 1950 erano 1 su 2. Sono i dati ufficiali della FAO. 50% dell'umanità. Oggi sono il 13%, cioè 1 su 8. Ditemi voi, sta peggiorando la situazione? Se volete, io posso continuare. Non ha problemi, c'è i dati sulla salute. In condizioni di povertà estrema, nel 1990, quindi non sto parlando del Medioevo, al di sotto della soglia di povertà assoluta, nel pianeta Terra era un nostro fratello su 3. Oggi lo è 1 su 10. Sta peggiorando, insisto con le domande. Queste cose, ditemi la verità, cioè, le sentite mai in televisione? Voglio una risposta, voglio sentire. Un po' più forte. Ma porca della peppa!
non pigro, mi scusi, non ce l'ho con lei. Ma perché non possiamo dare queste notizie vere, ufficiali, è l'ONU, sono la FAO, l'UNHCR, date le notizie, non danno mai, come dire, non fanno mai vedere un grafico, danno la singola notizia del singolo omicidio, ho capito, se c'è, c'è. E però, siccome ce la mostrano tutti i giorni, ci convinciamo che stiano aumentando, invece no, come abbiamo visto, siamo al livello più basso dalla nascita dall'Unità d'Italia ad oggi. Quindi credo che l'informazione, come dire, dovrebbe fare un po' la propria parte, sinceramente, insomma, e dire anche ogni tanto un po' di verità. Ma non è soltanto a livello globale, torno sull'Italia, perché io so già cosa starete pensando. Sì, sì, ok, è il mondo, però poi noi in Italia. Invece no, anche l'Italia sta facendo un cambiamento anche culturale, questo è quello che mi sta più a cuore, incredibile in tempi molto contenuti, molto ridotti. Cioè cresce la consapevolezza e di conseguenza crescono le scelte consapevoli, ma in tempi veramente rapidissimi. Giusto per farvi capire, l'ultimo rapporto di Coldiretti ci dice che in 5 anni, gli ultimi 5 anni, è triplicato il numero di coloro che va a fare la spesa direttamente nella fattoria o degli agricoltori, dei mercati agricoltori. Cioè, stanchi, come dire, di impazzire in un consumo critico che è uno slalom, fa tutti gli inganni dei bisogni indotti, delle pubblicità, delle truffe, delle etichette, eccetera, si torna alla terra, la cosa più elementare. I gruppi d'acquisto solidale raddoppiano quasi ogni 2 anni, guardate la curva, il grafico, se mai li mostrassero, è lo stesso della crescita delle rinnovabili, è lo stesso della crescita delle foreste certificate, e potrei continuare. È lo stesso del biologico, guardatelo, che in 5 anni in Italia è cresciuto del 20% e oggi riguarda un italiano su 3 e addirittura uno su 4 è coinvolto da diciamo, degli acquisti a chilometro zero. Ma non esisteva questa roba 10 anni fa, coloro che ragionavano su queste cose erano una minoranza esigua, oggetto di sberleffo. Oggi invece è una quantità enorme di nostri concittadini che ha preso coscienza e inizia a fare scelte che cambiano la storia, perché la storia cambia così, non cambia dall'alto, cambia quando noi iniziamo a fare insieme queste scelte. Al punto che, qui faccio un passaggio delicato, allora i pomodori non so se li abbiamo già distribuiti, se no lo potete fare dopo, io mi presto. Prima o poi tanto faccio la cassetta, la porto a casa, gli spettacoli. Al punto che i potenti sono un po' costretti a bluffare. Come si fa? A poker. Cioè, esce il rapporto, avete presente quello Oxfam, no? Diffuso in tutte le... ovunque, tutte le TV, tutte le radio, tutti i giornali, tutti i siti, tutti quanti. Qui dicono che gli 8 uomini più ricchi del pianeta hanno una ricchezza superiore a quella della metà dell'umanità, 3 miliardi e 600 milioni. Ah, che grida vendetta. Ricchi, sempre più ricchi, poveri, sempre più soldi. Stanno bluffando, perché detta così, a noi questo vorrebbe da pensare che se hanno una ricchezza maggiore a quella della metà dell'umanità, abbiano più di metà della ricchezza della Terra. Cioè, abbiamo più del 50, invece hanno lo 0,16. Allora, come mai? Vi spiego come viene fatto il calcolo. Il calcolo è assurdo totalmente. Cioè, viene fatto considerando il saldo fra attivi e passivi, quindi debiti. Cioè, in buona sostanza, uno chiunque di noi che conduce una vita agiata, sta bene, eccetera, ma ha un mutuo per la casa o anche solo un acquisto, come dire, ratealizzato dell'auto, che chiunque abbia un debito in banca è considerato più povero di un affamato dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina. Mi seguite? Perché lui è a zero e io invece sono a meno 5, meno 10, capite? Ditemi voi se non è un bluff. Oltretutto, questi 8 poveri disgraziati hanno pure perso il 10% della loro ricchezza, circa 50 miliardi di dollari, in un anno. 10% in un anno, cioè ne rimangono circa 426 miliardi, insomma. Però mi capite? Anche qui, guardiamo i trend. Dico miserabili perché... perché con quello che rimane non si rendono conto che comunque potrebbero trasformare la Terra in un piccolo paradiso. Sono miseri, capite? Cioè questi 8 individui mi fanno più tenerezza quasi che rabbia. Sono degli individui miseri, perché non si rendono conto che potrebbero, con il loro patrimonio, che tanto non riusciranno mai a spendere in alcun modo,
cambiare la storia, scrivere il proprio nome sui libri, cioè nell'anno 2000, il signor cancellò definitivamente la lebbra, che vabbè, basta poco, perché devo dire che dall'85 a oggi è già diminuita del 97%, e l'obiettivo è di farla scomparire totalmente dalla storia nel 2020. Però uno potrebbe dire, io invece lo voglio fare nel 2017, subito, voglio cancellare l'analfabetismo, capite cosa intendo? Dare l'acqua a tutti, lo potrebbero fare, quindi sono dei miserabili. Però non stanno accrescendo la loro ricchezza, anzi, cosa accade? Accade che la società cambia forma. E non è mai stato così scomodo e svantaggioso come oggi nascere, cioè, per i potenti in questa epoca. Cioè i loro nonni, voglio dire, i nonni dei loro nonni, cioè, hanno sempre potuto sfruttare allegramente senza troppi problemi, nessuno rompeva le scatole. Oggi invece, e gli ambientalisti, e gli attivisti dei diritti umani, e i sindaci, mamma mia, una roba, non si può più sfruttare da nessuna parte. Infatti cosa fanno? Se ne devono andare, e andare dove è ancora possibile. Quindi, non so, delocalizzano, sono andati prima nell'est, poi ancora più est, verso l'Oriente, la Cina. Ora se ne stanno andando dalla Cina, questa cosa è raccapricciante, perché effettivamente ci sono altri paesi, come Myanmar, Laos, Cambogia, eccetera, in cui è ancora più facile sfruttare, minore legislazione ambientale, minore legislazione sui diritti umani, dell'infanzia, quindi maggiore occasione di profitto. Cioè se se ne stanno andando anche dalla Cina, io dico, capite, mano a mano che i diritti umani e dei lavoratori arrivano, un po' alla volta devono fuggire, quando saranno arrivati anche là, dove andranno, poveretti? Io esprimo solidarietà ai potenti, dovranno andare a sfruttare su Marte, non ci sarà più qui. Piano a piano la verità è che si stanno allargando quelli che per noi sono scontati, ma non lo erano per tutti gli altri paesi del mondo. Cioè l'Africa, per farvi capire, ha conosciuto in 30 anni lo stesso progresso nell'accesso, per farvi un esempio che ho in mente, all'alfabetizzazione anche femminile, che è accaduto in Europa in 130 anni, mi capite? 4 volte più veloce. Quindi la società cambia forma, una società piramidale, feudale proprio, vassalli, valvassori, valvassini, come è sempre stato, diventa piano piano una società di rete. Ora, se nella piramide chi sta in alto ha più potere, più ricchezza, in nome di quello è disposto a sacrificare i diritti, l'ambiente, la pace, in una rete, so che se dico rete vi viene in mente internet, ma non è l'unica, dov'è il centro per cui dovrebbe valer la pena fare queste amenità? Dov'è? Cambia. E noi non ci rendiamo conto di vivere nell'unica epoca, io dico l'unica generazione della storia umana, che tiene un piede nella struttura piramidale e un piede nella struttura invece di rete. Non ce ne accorgiamo. Cioè, i nostri nonni erano interamente in una piramide, in tutto e per tutto. I nostri nipoti, ma forse già i figli, saranno interamente nella rete. Noi saltelliamo, capite? Cioè, noi andiamo al supermercato e stiamo all'interno di una struttura che è la grande distribuzione organizzata, GDO, piramidale. Ma se però andiamo a fare, come abbiamo visto, un acquisto diretto, nei gruppi di acquisto solidale, chilometro zero, stiamo in una logica di rete, i gruppi di acquisto. Se noi, voglio dire, accendiamo la TV, stiamo grandemente in una struttura piramidale, ma molto spesso usiamo internet. I millennials, voglio dire, ormai non usano più neanche la TV, guardano solo internet. Se io mando un SMS sto dentro una piramide, ma se mando un messaggio con WhatsApp sto dentro la rete. Lo vorrei chiedere ai nostri ragazzi quanto usano SMS o quanto usano WhatsApp. Quanti comprano il CD nel negozio di dischi o quanto scaricano musica. Che attenzione, non vuol dire pirateria. Troppo comodo far credere che la rete è semplicemente un furto. No, io posso rubare in un negozio una camicia, come posso rubare un film o una canzone su internet, ma la posso anche pagare. E io dico sempre con i ragazzi, se proprio dovete derubare qualcuno, che non è un mio consiglio, sia chiaro, no, almeno non derubate un artista, perché sennò lui domani dovrà smettere di andare a fare altro. Quindi, ma non è vero che la rete è sinonimo di pirateria. No, non è vero. Io posso andare, vado su iTunes, mi compro un brano, ma lo pago 0,99, non sono costretto come era una volta a comprare tutto l'album. Quanti dischi abbiamo comprato perché ci piaceva una canzone e dovevi comprare i 33 giri, il CD, 20, 30 euro per una canzone? Adesso 0,99 legalmente. È un cambiamento profondo, è il cambiamento che viene chiamato dell'economia della condivisione, della sharing economy, anche se in realtà bisogna stare attenti perché molte imprese che si definiscono sharing economy, io preferisco chiamarle food economy, è un'altra roba. Però voglio dire, BlaBlaCar è veramente un'economia di condivisione, cioè se anziché andare con 4 macchine a Roma riusciamo a organizzarci e farne una sola, risparmiamo non soltanto soldi e quindi anche il tempo che dovremmo lavorare per guadagnare quei soldi, il tempo, ma anche inquinamento, eccetera, eccetera. Quindi è veramente
Airbnb, che ci dà la possibilità di entrare nelle case delle persone dormendo, eccetera, ha dato la possibilità a milioni di persone che altrimenti non avrebbero potuto pagare i costi di un albergo, eccetera, di fare viaggi, esperienze, no? Anche nel paese, senza bisogno di andare all'estero. Quindi sono cambiamenti profondi. Ecco, l'economia di condivisione è una vera rivoluzione, la sharing economy, perché ci riporta all'origine di ciò che è la natura umana. Noi abbiamo purtroppo creato nel corso dei secoli una visione, dico io forse funzionale al potere economico, ma una visione che è terribile, triste, quella dell'uomo lupo per l'altro uomo, no? Visione di Hobbes. È una cosa assurda e falsa. I miei amici Pel, nomadi dell'Africa, hanno una visione opposta. Cioè loro dicono che l'uomo, guardate bene, è cura, rimedio per l'altro uomo. Cioè noi siamo vicendevolmente cura e rimedio. Ma capite la differenza che c'è fra uscire di casa la mattina convinti di essere circondati da lupi, sempre pronti a ingannarci, fregarci, rubarci il posto auto o la moglie, o uscire di casa pensando che invece siamo in una rete di rapporti in cui possiamo essere di aiuto. Io vi voglio aiutare facendovi un esempio. Pensate quando, sicuramente tutti qui avrete fatto almeno una volta, una passeggiata in montagna. Seguitemi. Incrociamo lungo il sentiero uno sconosciuto. Cosa accade? Cosa accade? Si saluta amabilmente. Buongiorno, bella giornata. Quanto manca il rifugio? Ah, 10 minuti, siete quasi arrivati. Se è la stessa identica persona la rincontriamo la mattina dopo in piazza, cosa accade in città? Cioè, perché? Io sono sempre io, lui è sempre lui. Cambia la cornice. All'interno di quella cornice noi non viviamo la relazione come una minaccia. Vuoi che questo ci sia fatto 4 ore di cammino fino in cima al monte per venire cosa, derubare me? Dai, siamo sì. Anzi, addirittura potrebbe essere, questo magari è un ragionamento inconscio di cui non ci rendiamo neanche conto, potrebbe essere un aiuto. Vedete che io mi faccio una storta a caviglia, sarà lui che mi accompagna al rifugio, perlomeno chiami i soccorsi, no? Invece in città noi torniamo ad alzare la guardia, per usare un'espressione della box, e voi capite bene che questo non facilita certo le relazioni. Noi dobbiamo riscoprire la bellezza, la meraviglia delle relazioni che purtroppo abbiamo un po' trascurato. Quindi è una visione antropologica, una visione dell'uomo che è profondamente diversa e che è quella che deve cambiare. Ora io non so, potrei andare avanti ancora con altri dati, ma insomma, penso sì, vabbè, no, vedo, quando io accendo vedo l'allarme incendi, francamente sono un po' insofferente, pensando che uno studio della NASA pubblicato su Science ci dice che dal 97 al 2015 il numero di ettari bruciati nel mondo è diminuito del 24%. Questo significa non soltanto minori emissioni, no, per gli incendi in atmosfera, ma anche un recupero della capacità delle foreste di assorbire la CO2 aumentata del 7%. Come si fa a dire l'esatto opposto della verità? Cioè, però, dipende da noi. Cioè, non cambiate canale, non condividete su internet, su Facebook, tutte le notizie che non hanno un fondamento. La scelta è nostra, perché il mercato, come dicevo, si adatta. Siamo noi che abbiamo paradossalmente il coltello dalla parte delle mani. Nel momento, pensate, non so, l'olio di palma, faccio un esempio, era ovunque. Mi ricordo che 2 o 3 anni fa era impossibile trovare un biscotto al supermercato senza l'olio di palma. Potevi girare ore, non ce n'era neanche uno. Poi improvvisamente cosa accade? Campagna di informazione, più o meno giusta, non entro nel merito. Accade che a un certo momento, siccome i consumatori iniziano a chiedere che non ci sia più, tutti lo tolgono, adesso scritto in grande. Però vedete, voi pensate com'è cambiato, che ci siano queste paure di cui io sto parlando, ne avete degli indizi evidenti. Nei prodotti 10 anni fa c'era scritto sopra in copertina, no? Nella confezione, con più selenio, più, aiutatemi che non mi viene, più fibre, più ricchi di fosforo, ricchi di magnesio. Adesso invece c'è scritto no GM, no olio di palma, no di antibiotici, no di niente. Cosa c'è dentro? Gli hai tolto tutto, le uova, la farina, lo zucchero, cosa mi stai vendendo? La confezione. Capite? Cioè il messaggio risponde a una paura che è largamente diffusa. Un dato che mi ha colpito molto, ve lo voglio dare, è il rapporto di Legambiente Ecomafia 2017, questo è veramente importante. Nel 2016 il fatturato delle ecomafie è diminuito del 32% rispetto all'anno scorso. Io vi vorrei invitare a ragionare, non è il 3%, è il 32%, un terzo in un anno.
Ora, secondo voi, perché queste qua, potrei continuare, ne ho altri, insomma, vabbè, l'inquinamento, le diminuzioni, ecco, per esempio, chiedete a uno qui se sta aumentando o diminuendo l'inquinamento e sentite la risposta. Sono in fortissima diminuzione tutti i principali inquinanti dell'aria, quelli più dannosi, insomma, il biossido di zolfo in 14 anni è sceso del 93%, l'ossido di carbonio del 69%, l'ossido di azoto del 61%, composti organici volatili del 57%, le polveri sottili 2 PM2,5 eccetera meno 31%. Poi bisogna certo stare attenti alle polveri ultra sottili che sono una minaccia, quindi adesso non ho il tempo, se no facciamo una conferenza sugli inquinanti dell'aria che sono un problema serio, altro che l'asteroide, cioè il terrorismo o altre cose, no? Questo è un problema serio, cioè faremo, non è il rischio di un tumore non è 1 su 20 milioni, è 1 su 5. Dovremmo prevenire, perché curare dopo è un casino. È vero che sono aumentate le percentuali enormemente di successo delle cure, ma è meglio sinceramente prevenire, e sappiamo come potremmo intervenire oggi sulle principali fonti, ma non voglio fare un incontro su questo. Ecco, vorrei invece andare a concludere, per non tediarvi, però dicendovi una cosa che mi sembra molto importante. Cioè, io credo che il vero cambiamento che noi dovremmo fare è, come dicevo, un cambiamento di visione. Dobbiamo recuperare la fiducia, la speranza si nutre di fiducia, la crisi è una crisi di fiducia. Fiducia in noi stessi, proprio l'idea che l'uomo sia una cosa spregevole. Io leggo tantissimi commenti, no? Addirittura è nato il movimento per l'estinzione umana volontaria. Sapevate, il MEUV, che dice sostanzialmente: noi smettiamo di riprodurci, ci estinguiamo e sarà una mano, una benedizione per tutte le altre creature. Tante volte leggo il commento: ma siamo peggio delle bestie, peggio degli animali. Non è vero, non è vero. Come dicevo, se c'è una cosa che caratterizza la nostra specie rispetto a tutte le altre, bisogna dire la verità, è proprio invece la capacità di empatia. Anche gli altri animali, lo hanno dimostrato le ricerche etologiche, hanno neuroni a specchio, hanno la capacità di essere empatici, di riconoscere, no? Sapete come funziona il neurone a specchio? Credo di sì, tutti, no? Quindi, osservando l'emozione, il vissuto, si attivano nel mio cervello le stesse parti di colui che sto osservando. E lì nasce l'empatia, no? La capacità di condividere, di rispettare, e da questo nasce poi la cooperazione. Anche le altre specie, come sto dicendo, ce le hanno, ma noi siamo la specie che ha il maggior numero di neuroni a specchi e la maggiore capacità empatica. E tutta la storia umana è il frutto di questo. Noi non siamo il frutto di conquiste ottenute attraverso la competizione, come ci hanno purtroppo talvolta insegnato a scuola, no? La competizione, le guerre, No! Le più grandi conquiste sono frutto di empatia e di cooperazione. Se io sono in piedi, faccio un esempio, nessuno di voi si stupisce del fatto che io oggi sia in piedi. Guardate, persino su un piede solo. No, vabbè, però per centinaia di migliaia di anni invece siamo stati, no, scimmioni che, giusto, a quattro zampe, camminavano, foraggiavamo il cibo sul posto. Come ci siamo alzati in piedi? Ci siamo stati non per un istinto di competizione, ma per un istinto di cura. La Tanner, gli antropologi hanno dimostrato che la prima ad alzarsi è stata una mamma. Una mamma si è alzata in piedi per il desiderio, l'istinto di cura materna, la volontà di poter avere le mani libere e portare il cibo a casa ai figli. Noi uomini l'abbiamo guardata e abbiamo detto: fa provare? Ma come fa? Un po' alla volta, portate pazienza. Poi ci arriviamo anche noi. Non dovete farci fretta. Insomma, se ti ho detto che lo faccio in 5 minuti, non me lo ripetere ogni mezz'ora. Però la conquista della postura eretta, che segna un progresso straordinario per la storia dell'umanità, è il frutto di una cooperazione, non di una competizione. Poi a scuola noi studiamo i cacciatori. Scusate, ma ragionate con la vostra testa, chiudete il libro. Ma si può andare a caccia di mammut o roba del genere? Che mica a schiaffi o pisticotti, cioè devi usare lance, frecce, devi avere le mani libere, ma anche, come dire, conquistato non solo la postura eretta, ma la capacità di correre. È successiva, eravamo solo un raccoglitore e basta. Solo dopo questo regalo, di questo istinto di cura, noi alzati in piedi iniziamo a camminare, poi a correre, allora nasce la caccia e tutto il resto. Le conquiste dell'umanità sono il frutto di empatia, di cooperazione. Voglio dire che i dinosauri grandi, grossi e super competitivi si sono estinti da un pezzo. C'è anche la teoria dell'asteroide, vabbè, comunque. Cioè, si inizia con la pubblicità del bondino, non si sa mai dove si va a finire.
i virus si sono estinti, invece le formiche piccole ma ultra cooperative sono ancora qui e probabilmente ci seppelliranno tutti qualunque cosa accada. Qui dobbiamo trarre un po' lezione da questo e insomma, vado a salutarvi dicendo appunto che dobbiamo recuperare le relazioni, il piacere, la meraviglia delle relazioni. La consapevolezza che il mondo cambia perché delle persone si impegnano, tutti quei dati che io vi ho detto non sono caduti dal cielo, sono il frutto di milioni, centinaia di milioni di persone che si battono, si impegnano. In Italia abbiamo 6 milioni e 300 mila volontari attivi che ogni giorno sono fra noi. Mai appaiono in TV, fa molto più rumore, no, l'albero che cade, basta un singolo deficiente che rovina la statua, adesso io vado e rompo un capitello, domani sono sui giornali. Tutta questa gente qui che si sta dando da fare è invisibile, diamogliela a noi questa visibilità, perché il mondo cambia quando le persone si rimboccano le maniche e iniziano a cooperare. Un proverbio molto bello che mi è caro dell'Africa, del Burkina Faso, dice: quando le formiche uniscono le loro bocche possono sollevare un elefante. Cioè, anche noi abbiamo il detto, no? L'unione fa la forza. Peccato che abbiamo anche il suo esatto opposto, chi fa da sé fa per tre. Se si annulla. No, in Africa non c'è l'equivalente del secondo, c'è solo il primo. E non ci dice semplicemente che l'unione fa la forza, ma ci dice che rende possibile un qualcosa. Riuscite a immaginare le formiche che sollevano le parti? Un qualcosa che altrimenti sembrerebbe inimmaginabile ancora prima che realizzabile. Ecco. Cioè, l'unione riesce a creare cose meravigliose e impensabili. Quindi concludo dicendovi, secondo me dobbiamo nutrire la fiducia per coltivare la speranza, e forse, come ha detto qualcuno, il modo migliore per prevedere il futuro è crearlo. Grazie mille, grazie, buon proseguimento di festival.